Alfredo, è stata una serata emozionante, avete lavorato tantissimo e i frutti si vedono. Sì, infatti voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato dietro all'organizzazione di questo evento. Non era facile riportare tutte queste vecchie glorie, far giocare tutti i bambini, organizzare per loro e creare questo clima anche di aggregazione con la squadra che in questo momento è in difficoltà, però noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e dobbiamo raggiungerlo a qualsiasi costo. È stato, come detto, un pomeriggio, una serata piena di emozioni, dal settore giovanile ai ragazzi, alle vecchie glorie. Emozionante anche il discorso che ha fatto Walter Casagrande, che ha detto che tutti hanno contribuito a rendere l'Ascoli immortale. Sì, è stato molto entusiasmante Walter, che era da solo lì sotto, ha detto no, io voglio tutti quei giocatori che hanno reso grande l'Ascoli e li ha messi uno a fianco l'altro e... Non voleva creare questa distinzione tra chi ha fatto i gol e chi non ha fatto i gol, per lui erano tutti uguali, i giocatori li ha messi lì ed è stato un momento emozionante, sono venuti tutti a ringraziarci per appunto questa emozione, no? Perché giocatori di Serie A, di Serie B, di Serie C, del Duca Ascoli, ai tempi, no, del Ferruccio Squarcia, perciò è stato veramente emozionante quel momento lì per tutti quanti e per i ragazzi che abbiamo invitato, tutti quei bambini lì che erano lì e mentre passava la storia a fianco tutti chi chiedeva la maglietta, perché ovviamente come si fa, no, durante le partite, e chi applaudiva anche non conoscendo quella storia lì, però sicuramente oggi si saranno innamorati dell'Ascoli vedendo tutto questo qui. D'altronde il fine della festa è far innamorare questi ragazzini. Quando abbiamo fatto il torneo dei bambini sono andato a fare le premiazioni, c'erano tutti i bambini del circondario, la prima domanda che ho fatto è che squadra ti fate, chi è che ti fa l'Ascoli? Hanno alzato tutti la mano, perciò queste sono le cose più importanti di queste giornate qua. Questa è Ascoli, questa è l'emozione ascolana che viviamo dentro e fuori lo stadio del Duca. Una grande emozione come sempre, quest'anno un anno importante perché il 1° novembre l'Ascoli compie 125 anni, una storia incredibile fatta di tanti sacrifici, di dolori, di rinunce e anche di vittorie, di conquiste, quindi molte emozioni nel bene e nel male, siamo molto contenti perché per me è una grande emozione. Oggi soprattutto mi uscivano le lacrime perché qui ti rendi conto della straordinaria opportunità di fare il sindaco di una città così stupenda e straordinaria, con una storia incredibile, con dei tifosi straordinari, quindi la responsabilità cresce. Ovviamente il 1° novembre, come ho già annunciato, presenteremo al teatro il video del progetto definitivo della Curva Sud. Il nostro obiettivo è quello di far partire i lavori di ricostruzione della Curva Sud per l'estate prossima, per luglio. Ovviamente un lavoro impegnativo perché le persone non si rendono conto, perché però abbiamo portato 7 milioni per la ricostruzione. Abbiamo fatto il progetto preliminare e poi il progetto definitivo, adesso facciamo entro fine anno l'appalto integrato per il progetto esecutivo, poi ovviamente l'esecuzione dei lavori, quindi è una cosa molto complessa, ogni procedura essendo fondi terremoto ha bisogno di ovviamente di pareri e anche soprattutto di validazione non solo dei progetti ma anche dell'impegno economico e del quadro economico, quindi è un percorso molto complicato, però questa è la vita del pubblico, quindi dobbiamo farci i conti. Al di là di tutto siamo contenti, abbiamo continuato ad investire su questo stadio, quest'anno abbiamo speso oltre 700.000 euro per l'impianto di illuminazione, non solo per permettere a questa squadra di giocare in Serie B, ma anche per creare le condizioni migliori tra tifo, squadra e società per giocare al meglio e soprattutto per vincere. Portare la maglia, portare i colori bianco e nero è una grande responsabilità, è anche una scelta di vita, non è solo un lavoro, ma è una scelta di vita. E quindi chi sceglie di giocare qui deve vivere questa storia con grande responsabilità e soprattutto in questa fase è fondamentale essere vicini alla squadra, alla società e anche al mister. In questo bellissimo pomeriggio il nome di Costantino Rozzi rimane, è sopra di noi, è con tutti noi, anche gli ex che abbiamo intervistato ne parlano come un grande papà.
il padre di tutto ciò? Beh sì, mio padre diciamo ha dato tutta la vita all'Ascoli, perché da quando è diventato presidente, io ero piccola e io avevo 6 anni, fino a quando poi dopo ha lasciato l'Ascoli perché comunque si è ammalato, e quindi per lui era una vera passione. Da non sportivo è diventato appassionato di calcio, anzi ha coinvolto tutti noi che pure eravamo giovani a venire alla partita e anche a fare tante trasferte. Anche mia nonna e mia madre venivano alla trasferta e rimanevano nel pullman, e quindi capisco che i giocatori sono affezionati a quel periodo, perché per Ascoli è stato un periodo importantissimo, perché tutta la città è stata coinvolta, quindi è diventato un fatto sociale di appartenere, di appartenenza a un successo che ha reso orgogliosi gli ascolani di essere tali. La cosa più emozionante è che anche i ragazzi che sono in tribuna Mazzone in questo momento, che hanno 10, 15, 20, 25 anni, inneggiano a suo papà. Evidentemente è stato tramandato questo amore nei confronti del presidentissimo. Sì, perché i nonni hanno portato i figli, poi dopo i genitori che c'hanno, anche sono più giovani di me, l'hanno raccontato ai propri figli, lo testimonia il fatto che anche alla tomba di mio padre vengono lasciati dei messaggi dei bambini. Che io dico, questi non l'hanno conosciuto, quindi sono i nonni che gli hanno ricordato che c'è stato un grande uomo che per me deve essere un vessillo. I giovani sono così disorientati oggi, lo devono avere come faro, per, così come un esempio di rettitudine, che se uno ci crede ce la può fare, insomma, anche sia nel lavoro che nello sport. E lo sport è molto importante per i giovani, perché dà loro una disciplina che li tiene lontano da tanti ambienti, insomma. Io poi mi ricordo queste vecchie glorie, erano giocatori che in città giravano come veramente alla mano, insomma, non è, adesso sono un po' più dei personaggi, invece loro erano amici di tutti. Campanini viveva al villaggio vicino a casa nostra, quindi noi li conoscevamo tutti e ancora ci stanno nel cuore, tanto che rivederli, insomma, fa veramente venire la pelle d'oca. È bello vedere 60 ex bianconeri che da tutta Italia sono tornati oggi ad Ascoli e gratuitamente, facendosi oggi, prima mi ha salutato Adelio Moro, è partito stamattina da Milano insieme a Boldini, cioè gente che ha fatto chilometri solo per essere presente, e questa dimostrazione di quello che Ascoli città e l'Ascoli calcio hanno lasciato in questi giocatori, cioè sono rapporti che oggi si vivono con più difficoltà. Il giocatore di una volta che ha fatto parte dell'Ascoli è ancora innamorato dell'Ascoli, quindi ogni occasione è buona per tornare, questa è la soddisfazione più grande. La seconda, guardando tutti i ragazzini che abbiamo nel settore giovanile, fa ripensare ai tanti ex che ci sono ascolani che hanno giocato con i colori bianconeri nel periodo di Mazzone, Bofkov, che hanno esordito in Serie A e che quindi anche loro hanno fatto parte della storia, e oggi ce ne sono tanti. La terza, è bello proprio questo passaggio, che è un pochettino il titolo che abbiamo voluto dare, ieri, oggi, sempre, perché chiaramente con lo ieri ci sono quelli che hanno fatto la storia, oggi perché ci sarà la presentazione della prima squadra, sempre perché con questi ragazzi l'Ascoli 125 anni non morirà mai. L'ultima è rendersi conto che una città di Ascoli, 48.000 abitanti, è la quinta città, squadra più antica nel calcio, nel panorama calcistico italiano. Questa è la dimostrazione che noi respiriamo calcio da sempre e fa parte della nostra storia. Ultimissimo passaggio, il 1° novembre faremo il continuo di questa giornata, cioè i festeggiamenti dei 125 anni dell'Ascoli. L'Ascoli fu fondata il 1° novembre, sarà fatta una serata istituzionale proprio al teatro, con tanti video, tante storie e quant'altro. Stasera verrà anche la famiglia Mazzone, la famiglia Rozzi, a completamento di questo discorso, per rivedere tutti quanti i video, anche perché tanti giocatori ci tenevano a salutare tutte e due le famiglie. Un applauso anche ai nostri ultras che lavorano a questa festa da mesi in sinergia con l'amministrazione comunale. Hai detto bene, la cosa più bella che noi abbiamo vissuto è stata proprio questa, cioè Comune, Ascoli Calcio, Ultras, tutti insieme. Io lo continuo a ripetere, quando queste cose avvengono tutti insieme ci hanno un passo in più. Adesso speriamo che anche l'Ascoli prima squadra di quest'anno possa fare il salto di qualità, però ripeto, questo connubio con i tifosi è forte, si sente e si capisce che questa città vive di calcio.